Presentato a Roma, nell'auditorium del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il cortometraggio realizzato da Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia, che ha attraversato tutta l'Italia in sella alla sua mountain bike, da nord a sud, per raccontare le bellezze naturalistiche di tutta la penisola, con particolare attenzione al territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L'iniziativa di Vittorio Brumotti ci entusiasma, commenta il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Ha incontrato e raccontato tutte le bellezze che caratterizzano il nostro paese. Un territorio su tutti è il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, uno degli scrigni della natura a cui siamo particolarmente legati. Una delle tappe che ha riguardato il tour di Brumotti è stato proprio il Cilento, in particolare Palinuro, Marina di Camerota e Scario, un territorio a cui l'inviato di Striscia la Notizia è particolarmente legato. Siamo molto soddisfatti, ha dichiarato il presidente del parco Tommaso Pellegrino. Il nostro territorio è su una vetrina importante. Brumotti rappresenta il testimonial ideale, amante della natura, sempre in difesa dell'ambiente. La bicicletta, allo stesso modo, aggiunge ancora il presidente, rappresenta quella mobilità sostenibile che in un'area protetta come la nostra può essere il valore aggiunto per far conoscere il territorio. Soddisfatto anche ovviamente lo stesso Brumotti, che ha attraversato il paese e grazie alla sua bicicletta ha fatto conoscere e ha conosciuto egli stesso le bellezze della penisola italica. Noi stiamo facendo molte progettazioni insieme ai presidenti, e questo lo voglio dire, non si fanno mai le cose da soli, e abbiamo già molti bandi che abbiamo lanciato proprio per le aree protette e per i parchi nazionali, e altri da aprile ne lanceremo, che sono estremamente significativi dal punto di vista economico e della tutela della natura. E poi vogliamo arrivare alla fiscalità di vantaggio con la prossima stabilità. Penso che saremo i primi, almeno a livello europeo, se non tra i primi tre a livello mondiale. Siamo molto contenti, chiaramente, perché il territorio in vetrina, ma la bicicletta in modo particolare, Brumotti rappresenta un testimone all'ideale. La bicicletta è sicuramente quella mobilità sostenibile che nelle aree protette, in un'area protetta come quella del Parco Nazionale del Cilento Vallone degli Alburni, rappresenta sicuramente una delle eccellenze più importanti per far conoscere un territorio meraviglioso. Quindi siamo contenti che oggi Brumotti per l'Italia poi si trasformerà in Brumotti per il Parco Nazionale del Cilento Vallone degli Alburni.